quanti più di prima. Prima erano una decina, adesso sono un centinaio. E molti direttori di oggi, lo dico tranquillamente, perché lo sappiamo noi doppiatori, molti direttori di oggi si mettono a fare i direttori, sai perché? Perché non sono riusciti ad emergere, a diventare doppiatori di serie A, come dico io, scherzando poi. E quando scoprono che ci sono doppiatori della loro età più bravi di loro, e non vengono chiamati, si riciclano come direttori, come adattatori, come dialoghisti, come questo, come quello, e fanno i direttori. Momento, fra questi doppiatori, la maggior parte è fatta di giovani, dove io per giovani intendo quelli che arrivano fino ai 45-50, perché sai che le vite si sono allungate, una volta di giovane si diceva fino a 30-35. Molti di questi sono direttori bravissimi, più bravi di quelli di una volta, perché sono colti, sono psicologi. Io dico sempre che il direttore deve essere un po' psicologo, io ho una figlia psicoterapeuta, ma bisogna capire l'attore. Da cui tu vuoi delle prestazioni, da cui vuoi delle intonazioni particolari, come vuoi che si adatti all'attore che sta doppiando, devi essere un po' psicologo. Anche il regista, tu lo sai che il regista teatrale o il regista cinematografico deve saper trattare i singoli attori con quello che è irruento, deve moderare, con quello che è più pigro, deve esortare, con quello che è svogliato, deve intervenire lui suggerendogli le cose. Cioè, questo significa essere psicologi, sapere con chi tratti. Tu non puoi trattare tutti, questo lo sanno i registi teatrali e i registi cinematografici e anche i direttori di doppiaggio, che sono dei registi del doppiaggio. Cioè, bisogna saper trattare la singola persona. Quello che adotta un unico metodo per dirigere tutti è uno che non ha capito nulla. Alcuni di questi giovani doppiatori usano un unico metodo e significa che non hanno capito nulla. E sapessi quanti ce ne sono. Devo dire che su una cinquantina di giovani direttori, uomini e donne, 10 sono bravissimi, altri 10 sono bravi, gli altri sono direttori che cercano di fare il direttore. Scusami, sono arrivato alla fine della mia carriera, siccome ho sperimentato tutti i direttori più antichi, i direttori della seconda fascia e i direttori di adesso, lo devo dire, oggi ci sono dei giovani direttori bravissimi che possono avere 25, 30, 35, 45 e ci sono direttori che saranno sempre delle mezze calzette, permettimi di dirlo, perché noi abbiamo a che fare tutti i giorni con gente così. Io non sto parlando, Gerardo, dei direttori delle soap operas, delle telenovelas, dove c'è un tempo stretto, tu devi realizzare tanto lavoro in poco tempo. Lì il direttore bravo è quello che sceglie gli attori bravi e magari dopo la prima incisione va benissimo perché sa che più di così non bisogna fare sulle cose raffazzonate, diciamo così. Anche se devo dire che le cose americane non sono raffazzonate i nostri lavori, perché non sono abituati i nostri attori a recitare con il ritmo che hanno gli attori chiamiamole soap operas, o come si dice, i serial, no? I serial, così si dice in inglese, cioè degli episodi di molte puntate, ecco, i nostri attori. Quindi io mi trovo benissimo con dei doppiatori giovanissimi, meglio di come mi trovavo una volta con i vecchi. E ci sono a volte dei doppiatori, dei direttori oggi anziani che ancora non hanno capito che cos'è il doppiatore, che cos'è il dirigere, che cos'è. Questo è valido in tutti i campi, ti ripeto, cinematografico, teatrale, radiofonico, E quindi doppiaggistico, nel chiamiamolo. doppiaggio. Senti, ma la terza generazione delle doppiatrici, c'è qualcuno che può avvicinarsi alla poliedricità di una Simoneschi e quindi di una Guerrieri? Sì, devo dire che oggi, nella terza generazione, soprattutto nel campo femminile, soprattutto nel campo, campo maschile, sì, è, diciamo così, ben fornito di voci maschili meravigliose, dotatissime, eccetera. Nel campo femminile c'è un numero maggiore, devo dire, c'è un assortimento maggiore. Anche se c'è una concorrenza spietata, soprattutto fra le giovanissime doppiatrici.
sono bravissime, oggi ci sono doppiatrici giovani tra i 25 e i 30 anni che hanno una tecnica pazzesca che una volta bisognava acquisire nell'arco di un'intera carriera per diventare così brave. Oggi ci sono delle doppiatrici bravissime e che diventano sempre più brave. Non voglio fare nomi, ma io ho delle colleghe meravigliose che hanno 25, alcune bravissime, straordinarie, che ne hanno 30, bravissime, 35, 40, 45, straordinarie. Per cui io, che ho tutta una carriera dove ho fatto un po' tutto, mi sento addirittura un po' intimorito di fronte a queste colleghe molto più giovani di me, così brave, veramente. Oggi, devo dire, c'è un ritorno alla bravura. Un ritorno alla bravura. E forse è dovuto anche al fatto che molti di questi attori, donne e uomini, si allenano molto nel fare molti, molti episodi di queste, chiamiamole serial, chiamiamole serial, noi diciamo le serie, ecco, serial, e gli americani dicono serial, ma noi diciamo serie. Si allenano molto, e quando imbroccano o vengono scelte dietro provino su un'attrice importante di oggi, si dimostrano bravissime, bravissime, bravissime. Questo, intendiamoci, anche per i miei colleghi. Per i maschi lo stesso, cioè bravissimi così. E ce ne sono alcuni che sono veramente, ti ricordi quando io poco fa dicevo doppiatori e attori? Io ho, voglio fare un nome, lo posso fare, perché non devo farlo? Io anni fa mi sono trovato accanto a un collega di una società, che non ricordo quale fosse, essendo io, avendo 10 anni più di lui forse, e avendo già fatto dei film di una certa importanza, questo attore si trovò vicino a me e mi parve, ma mi parve solamente, che sapendo che io ho già fatto delle cose importanti, mentre lui ancora era quasi intimorito, però questa è una mia sensazione, perché vedevo che recitava benissimo, ma sbagliava, si impaperava. Questo collega, che io adoro, mentre molti miei colleghi, posso fare i nomi, io non ho nessuna paura di essere denunciato, tu sai cosa ho detto io delle scuole di doppiaggio del passato, tanto più che spararmi per strada non possono, quindi più di quello non possono. Allora, questo collega si chiamava Stefano De Sando, si chiama Stefano De Sando, la prima volta che lo vidi io ho detto, ma questo non doppia, recita. E essendo spontaneo, voglio fare un nome proprio perché, non perché siamo diventati amici, dopo tanto, ma proprio perché, e come De Sando ce ne sono altri 10 bravi come lui, ma adesso prendo De Sando per dire che fa parte di quella categoria di doppiatori attori e non doppiatori doppiatori. De Sando, molte volte, per recitare bene, per essere spontaneo, prova poco. Però noto che mentre io sottovoce provo a leggermi la battuta, mentre l'attore sta per me, lui sta zitto, sta seduto, guarda, sembra che sia indifferente, e poi, va bene, facciamo una prova, poi incide e lui recita. Io invece sto attento ad essere chiaro la mattina, se non ho la voce. Lui, recitando bene, molte volte può essere più lungo o più corto come battuta dell'attore, molte volte si può impaperare, mentre io vado a non impaperarmi, mentre io vado a essere sciolto, lui invece si butta a recitare e io lo invidio, perché è veramente... Allora sai cosa faccio io da alcuni anni? Io lo sto a guardare e guarda, e faccio, ma guarda Stefano come mi frega in curva, come diceva mio padre. Mio padre diceva, fregare in curva, perché nelle corse automobilistiche o ciclistiche, quando l'avversario ti sorpassa in curva, e anche nelle corse automobilistiche o motociclistiche, ti sorpassa in curva, è fatta. Cioè, io adesso faccio, come De Sando però, io ti potrei fare dei nomi eccelsi, che in questo momento vorrebbero che io li facessi, ma un giorno poi li posso fare, però mi devo prendere una piccola nota e posso dire quelli che per me sono i doppiatori artisti, cioè i doppiatori attori. Stefano, che ora è diventato per anche una specie di plebiscito nostro, tacito, qual è il
migliore che ci sta su De Niro, dopo Amendola, eccetera. Lui, la voce di De Sando, la voce di De Sando che lui spontanea, assolutamente non perfetta, così. Beh, De Sando è un doppiatore attore straordinario. Per cui io mi inchino e dico che dopo tanti anni che io ho doppiato, quando doppia lui, io prendo lezioni da De Sando. Ma lo dico tranquillamente, perché mentre io mi preoccupo nelle soap operas, per esempio, di stare lì a guardare quello che corre, questi attori americani che parlano tutti così velocissimamente, perché bisogna tutto, sai, oggi gli sceneggiatori americani, siccome tutto deve rientrare in 50 minuti di dialogo, allora tutti parlano svelti, tutti. In italiano noi, con tutte le nostre finali, ma come facciamo ad andare dietro a questi mostri? Il bravo adattatore è quello che fa un po' il riassunto di quella battuta lunga, mentre, poi quello è un capitolo a parte che non voglio trattare qui, sui dialoghisti adattatori, devo solo spezzare una lancia a loro favore dicendo che sono obbligati a lavorare tanto in breve tempo e quindi a fare tanto lavoro, per cui non è che possono stare lì a correggere le battute come facevano i vecchi adattatori, no? Io in passato, quando ho fatto il doppiaggio agli inizi, io non correggevo mai i dialoghi, erano perfetti, semplicemente perfetti. I dialoghi del comandante De Leonardis, io facevo, ma non cambiavo una virgola, ma nessun doppiatore cambiava una virgola, i doppiaggi erano perfetti. Oggi ti trovi quello che dice: ah, ho mangiato questa mattina una frittata, e sul copione c'è scritto: sai, questa mattina dopo aver fatto colazione ho mangiato una frittata, poi mi sono mangiato una mela, mi sono mangiato... L'adattatore, quello significa l'adattatore? No, quello è uno che ha preso la traduzione e ha aggiunto per conto suo. Ti giuro, io ho dovuto dire un anno fa questa battuta con una grande direttrice di doppiaggio. Il giudice domandava al mio personaggio che doppiavo, lei era il giudice di un tribunale, lei è dice la verità, imputato, è sicuro di dire la verità riguardo a quello che... E io dovevo rispondere: sì, signor Presidente, è tutta la verità. Sai l'attore cosa diceva? It's truth, è la verità. Basta. Però io mi sono trovato: signor Presidente, questa è la verità. Ora, l'adattatore che ha scritto questa frase è uno che non ha nemmeno guardato le immagini, ha preso la traduzione, ci ha aggiunto o tolto qualche cosa, poi ha messo la firma e oggi è tutto così. Questi non sono nemmeno adattatori degni di essere chiamati tali, perché una guardata bisogna darla. Io capisco che tu non possa stare a infiorettare e a correggere, però dico, questo significa non adattare. Uno che dice it's true, è la verità, signor Presidente, è la verità. It's true, sono due sillabe. Signor Presidente, questa è la verità, sono 9, 10. Oggi ci troviamo, questa è una piccola cosa che tu puoi benissimo tagliare per conto nostro, perché oggi, per quello degli adattatori oggi, io li giustifico solo per un fatto, che devono lavorare prestissimo e benissimo, due avverbi che non sono mai andati d'accordo, è come fare le scarpe con le tomaie ottime e le suole di cartone. Però io mi arrabbio quando l'adattatore non conosce nemmeno la grammatica italiana. Non conosce i tempi dei verbi, non conosce le frasi fatte. Io l'altro giorno mi sono trovato in un film di fantascienza dove uno diceva: aspetta! Doveva dire: aspetta, fermi! E io, l'inglese era no more, lui mi ha tradotto non ancora. Come? Se io voglio fermare te, dire: aspetta, fermati! Non ancora! Ma posso dire a uno: ferma, non ancora? No more, lui ha tradotto no more perché in inglese era scritto non ancora. Cioè, ma si può fare così? E oggi ci sono delle frasi fatte, io mi sono trovato, la cosa più che ripeto sempre, mi sono trovato 40 anni fa con un dialogo di un famoso dialoghista, che a volte invece facevo fare i dialoghi da una sua piccola equipe di ragazzi che conoscevano l'inglese e traducevano il copione senza guardare le immagini, mi sono trovato questa frase di un primo ministro in un film, ma è un film serio, che si affacciava sulla porta di Downing Street inglese, e diceva: mia cara, ma oggi non posso uscire, piove cani e gatti. Allora io ci ho avuto detto, la frase inglese, cioè piove a dirotto, diluvia, piove a catinette, diluvia, e cioè si dice to rain cats and dogs, che è bellissima come immagine, cioè quando diluvia viene giù
quell'acquazzone tremendo, sembra che dal cielo, una volta ho visto un disegno, piove cani e gatti, sembra che vengano giù cani e gatti, oh, così. E la frase, fosse stato un film comico di Peter Sellers che diceva, mia cara, oggi piove cani e gatti. Ma io me lo sono trovato su un ministro inglese in un film di guerra che dice, non posso uscire mia cara, oggi piove cani e gatti. Ma questo era un adattatore, un ragazzo, che aveva trovato l'espressione to Lancers e da un era tradotta la lettera. Questi non sono gli adattatori, sono gente che non conosce né le frasi fatte inglesi che vanno tradotte nel modo nostro, ogni frase, questa è il difficile, capisci? Esperto di cinema, hai doppiato oltre 10.000 film, perché non hai mai pensato di diventare adattatore e direttore di doppiaggio? Ecco, ora rispondo a questa domanda, ma non ti ho risposto alla domanda cosa pensavo di Eastwood prima, i giudizi miei, poi ti rispondo dopo, sai, perché io sono un logorroico che spazia a 360 gradi. No, io sai perché? Io ho diretto quando ero alla Sassa solo 4 film e ho scoperto che fare il direttore, se lo vuoi fare bene, e io ero solo agli inizi, è molto faticoso. Cioè il direttore deve stare dalla mattina alla sera, quando deve lavorare intensamente, sempre attento a tutto quello che dicono gli attori, alle intonazioni, alla voce, tutto preciso. E deve sempre stare attento con chiunque, attento ogni minuto. Il doppiatore no. Il doppiatore, fatti i suoi pezzi di film, esce fuori, si fuma la sigaretta, allora fumava il sigaro. Il doppiatore si riposa, esce fuori, chiacchiera, fa, si va a prendere una bibita, si prende un caffè. Il direttore no. Stop, andiamoci a prendere un caffè e fermare tutto. Ma il direttore, se sta in sala di regia, in sala con il fonico, a sentire, è obbligato a sentire tutto e tutti. Quindi è faticoso. Un pigro come me, figurati se io volevo fare il direttore, dopo il quarto film, poi il direttore cosa fa? Dopo che vede il film insieme all'assistente, deve pensare a quali attori mettere su quei volti. Deve, d'accordo con l'assistente, gli assistenti in queste sono preziosissime, perché a volte ti suggeriscono nomi che tu, anche grande direttore, non immagineresti nemmeno. Loro hanno sentito l'ultimo ragazzo, ragazza o vecchietto, no, guarda che quello lì. E se tu ti fidi di alcune brave assistenti, azzecchi, fai. Ci sono oggi, te lo dico tranquillamente, io lo so perché me l'hanno anche raccontato dei colleghi e io stesso ho partecipato, ci sono delle assistenti che sono così brave da dire ai direttori quali sono le voci migliori su quegli attori. E stranamente i direttori più bravi, lo posso scrivere a caratteri, i direttori più bravi si fidano, non dico ciecamente, ma quasi, dell'assistente veramente brava, perché ci sono delle assistenti che non sono per assistente solo quello, il pubblico non lo sa, quelle che guarda al doppiaggio, quella che guarda il sync, l'assistente. L'assistente è quella che prepara i piani di lavorazione, quella che vede i film insieme al regista, suggerisce i nomi, il regista magari dice no, dissente, quella che poi fa i piani di lavorazione, mette i pezzi di film dove sei libero tu, sono libero io, è libera quella lì che viene da Milano, cioè è un lavoro faticoso. L'ultimo, fare l'assistente è un lavoro molto impegnativo e io mi tolgo tanto di cappello alle assistenti. Devi sapere che nel mondo del doppiaggio le persone con cui io sono più amico, non sono i miei colleghi, lo dico tranquillamente, sono una gran parte delle assistenti e quasi tutti i fonici mi adorano e io adoro loro. Io adoro le assistenti e gli assistenti, adoro i fonici e le foniche. Amo molti direttori e molti li detesto. Amo molti colleghi e molti li detesto. Questo lo posso dire tranquillamente perché ci sono quelli che detestano me. Quindi, sia direttori che colleghi. Quindi, poi, dal punto di vista delle traduzioni, no, avrei potuto fare come ho fatto l'adattatore dei dialoghi, ma mi avrebbe impegnato molto quando ero giovane e io lavoravo molto, Gerardo, a 3 turni al giorno. Io ho lavorato per una trentina d'anni proprio a sprombattuto, proprio come un cavallo da corsa. Scusami, sono leggermente sudato. E anche perché c'è un clima oggi, se tu non lo rammenti, è il 7 di luglio. Oggi siamo 7-7.
Sì. 7-7. Senti, torniamo quindi non ho voluto fare né l'adattatore né le cose, perché per me era troppo faticoso e già lavoravo molto come direttore. Quando invece con Maria Fiore e Sandro Cosenza, l'amministratore della Cast, abbiamo fondato nel 90-91 una società che è andata avanti per 5-6 anni, e mi è stato offerto su un piatto d'argento di fare il direttore, l'adattatore, l'attore, cosa che hanno fatto altri miei colleghi, per me era già troppo fare il doppiatore. Ecco, ho risposto. Voglio ritornare a risponderti alla domanda a cui non ti ho risposto. Non sono io che giudico su Eastwood. Eastwood recita con la sua voce benissimo, io ho cercato solo di imitarlo nella recitazione e mi sono trovato benissimo. Ho fatto solo una piccola opera di correzione in Gran Torino, l'ultimo film che ho doppiato, dove lui, completamente afono perché si era operato le corde vocali da tumori alle corde vocali e che quindi era diventato completamente afono, quando mi capitò di doverlo doppiare, era arrivato l'ordine da Hollywood, alla Warner Brothers, di doppiarlo completely aphonic, cioè completamente afono. Con Filippo Ottoni, come tu sai, il direttore, abbiamo provato a doppiarlo così, ma sai, parlare così la voce la senti solo tu che stai lì. Questo l'ho già detto in altre interviste, ma in sala nessuno sentiva niente. Noi abbiamo doppiato 5 minuti di film e io e Filippo Ottoni e il Fonica eravamo preoccupati, dice, ma così non si sento tu. Mi è venuta poi per la forza della disperazione, che tu sai la forza della disperazione è una forza potentissima, è quella della sopravvivenza, no? La forza della disperazione è quella che se tu sei inseguito da un leone e devi saltare un baratro di 40 metri, tu lo salti per la paura. Poi ti volti indietro e svieni perché dici, oddio, ho saltato. Questa si chiama forza della disperazione. Con la forza della disperazione, Eastwood, invece di doppiarlo così, gli ho dato un leggero raschiamento di voce e l'ho reso afono, sì, però che si sente, lo vedi? Quando Eastwood, tramite il suo emissario in Italia, ha sentito così, ha voluto 10 Blu-ray per lui e i suoi amici che gli fossero mandati, perché ha detto, per far vedere come sono bravo a doppiare in italiano. Hai capito? Cioè, quindi, l'unica cosa, io quindi dico, io non ho fatto assolutamente nulla, non l'ho né migliorato, forse in alcune cose l'ho anche peggiorato, ma l'unico piccolo servizio che ho reso a Eastwood è che lui ha detto che non farà più nessun film, ma io mi aspetto sempre che faccia un nonno bacucco vecchio ancora o un babbo natale comico, non lo so. Per cui ho fatto una scommessa con un amico che dovrà offrire 20 cene, non una, 20 cene, se Eastwood fa un altro film, perché lui aveva detto che non fa dopo Gran Torino, ma vedrai che... Io non ci credo, dico sempre che Renato Carosone disse 3 volte, adesso sono contento, ho avuto tutti i miei ritiri, si è ritirato nel 69, si è ritirato nel 79, si è ritirato nel 80, solo quando è morto si è ritirato, Eastwood succede, farà un altro film e io vincerò 20 cene, a un momento non 20 cene, una cena per 20 persone, 20 cene, 20 cene, no, 20 cene è una cosa apocalittica, sì, sì. No, scusate. Quindi dicevo, l'unica cosa che Eastwood è stato contento perché ha detto così, e in sala, quando siamo andati a vedere il film, cioè la differenza fra la voce così, che nessuno sente tranne chi ti sta vicino, e in sala sentire la voce di chi ti sta vicino, quindi dove non si perde la sillaba, Eastwood è rimasto, in questa stanza, un anno dopo Gran Torino, mia moglie mi chiama e fa, Michele, vieni, Eastwood ti sta imitando. Come Eastwood mi sta imitando? Eastwood, sai cosa faceva? Facendo logopedia, facendo esercizi sulle corde vocali, lui che ha parlato in Gran Torino così, e la gente lo può sentire in DVD, presso poco così, cioè, e lui parlava con la piastra microfonica. Quando parla insieme agli altri, mi ha spiegato il suo supervisore, gli altri sono registrati dal vivo, e hanno le voci normali così. Eastwood sembra normale come loro, in realtà ha una piastrina microfonica che va in una centrale radio dove immediatamente il fonico gliela mette a livello degli altri. Per cui sembra che Eastwood parli come tutti gli altri. In realtà c'è il trucchetto sotto, però poverino. Mia moglie mi chiama, dice, Michele, nel 2010,
perché il doppiaggio è del 2009, il Gran Torino è del 2008, doppiato nel gennaio del 2009, nel 2010, quando guarda, dice, Eastwood ti sta imitando. Eastwood, parlava con la raschiatura mia. Si vede che lui a un certo punto, preso anche lui dalla disperazione, ha detto, e se anch'io faccio la voce così? Purtroppo è durato poco questo periodo, perché in un'altra intervista l'ha persa di nuovo. Sai che veramente quella sera parlava così, I believe tomorrow. Dice, ti stai imitando. Vabbè, sono una piccola scherzo così, tanto però è vera questa cosa. Ci sono dei film che sono stati ridoppiati, quindi per tornare a Lidia Simoneschi, pensare a qualche film della Simoneschi su Bergman, su Ingrid Bergman, magari ridoppiati, film ridoppiati, sarebbe veramente un sacrilegio. Perdere il doppiaggio originale della Simoneschi. Che mi puoi dire in questo senso? Io 10 anni fa mi dicevano, ma perché avete ridoppiato questi film? È andata persa la colonna del doppiaggio originale, oppure è andato perso gli effetti sonori americani, facciamo conto di prendere un film americano, è andata persa la musica, non era andato perso niente, perché adesso in America restaurano le colonne sia della musica sia del parlato originale, restaurano addirittura le immagini fotogramma per fotogramma, perché per cui i film sembrano girati ieri, insomma, e vedo dei film, stupendi, vecchi film, con un sonoro che è quello originale, sia in in originale, quando li sento in originale, sia con il doppiaggio nostro, come se fosse stato fatto ieri, benissimo. Certo, le voci sono quelle antiquate, antiche, non antiquate e brutto, antiche, però andavano benissimo su quegli attori. Il cinema italiano è stato conosciuto come l'hai conosciuto tu, l'ho conosciuto io, l'abbiamo conosciuto con quelle voci, è andato avanti con quelle voci. Cioè, James Stewart, doppiato da Gualtiero De Angelis, o Gregory Peck e Clark Gable, doppiato da Cigoli, o, che ti posso dire, John Wayne, doppiato da Cigoli, quando poi non è stato più doppiato da Cigoli, per fare un esempio, John Wayne, e l'ha doppiato Turi, io mi ricordo che al Cinema Rialto di Roma mi sono alzato e ho detto, ma questo non è John Wayne. Eppure era Renato Turi, eccelso doppiatore di Walter Matthau. Ma stranamente, dopo aver sentito per 30 anni Cigoli doppiato e John Wayne, stavo dicendo Cigoli doppiato da John Wayne, è la stessa cosa, cioè, è uno scambio di favori. Dopo aver sentito Cigoli doppiato da John Wayne in quel modo, cioè Turi per me era un'altra cosa, non era più John Wayne, capisci? La Simoneschi, che ha doppiato tanto la Bergman, quando la Bergman da anziana ha fatto poi Sinfonia d'autunno con la Livurman, e Livurman era la Febby, mentre mi pare che la Bergman fosse doppiata dalla Savagnone, mi pare, non vorrei fare un errore mastodontico, ma credo che Rita, la mia collega, mi sparerà perché forse sbaglio, non mi ricordo più. Ma il film, il titolo? Sinfonia d'autunno, di Bergman, che poi è degli anni 70, inizio anni 70. Il film, l'unico film che Ingrid Bergman ha girato con Ingmar Bergman, che non erano per niente parenti, ma certo. Ed era prodotto da lei stessa. In quel film successero i litigi più clamorosi. È un miracolo se non sono arrivati alle legnate reciproche, insomma. Perché la Bergman, da grande attrice qual era naturalmente una prima donna, sempre stata. Nella storia del cinema che io leggo lì, la Bergman, queste grandi attrici erano un po' delle dittatrici, cioè imponevano a certi grandi registi addirittura il loro modo di recitare. La Joan Crawford si ribellava a tutti i registi, la Catherine Hepburn, anche se la Hepburn era però molto più cosciente, più intelligente e si faceva dirigere. Naturalmente, se tu leggi Hollywood Babilonia oppure leggi l'avventurosa storia degli Oscar, ma vengono fuori delle cose, litigi pazzeschi. La Bergman era una di queste. Che litigava anche con Hitchcock, solo che Hitchcock non gliene dava vinta neanche mezza, capisci? E la Bergman, nel film con Ingmar Bergman, litigi
stavano quasi per non mandare avanti il film, praticamente, e lo girarono a Monaco di Baviera, perché era il periodo in cui Bergman, tassato in maniera ingiusta dalla Svezia per essere considerato un evasore, cosa che invece poi non è risultata vera, lui guadagnava i soldi, ma i film erano prodotti dalla Film Industria svedese, quindi non era Bergman che aveva un produttore alle spalle, Bergman guadagnava i soldi che pigliava lui. E pensa che è stato all'estero per 7-8 anni Bergman, e poi è stato richiamato in patria con grandi scuse, perché risultò che non era assolutamente colpevole di nulla. Senti, Bergman produsse quel film. Facciamo così, sì. Adesso interrompo, sì. Così andiamo a cercare il dato preciso di Sinfonia d'autunno, perché non ricordo chi era la doppiatrice della Bergman. Michele Calamera, attore, doppiatore ed esperto di cinema. Vorrei chiederti un ricordo di Lidia Simoneschi, la più grande doppiatrice di tutti i tempi. Beh, la definizione la più grande doppiatrice di tutti i tempi la approvo, perché sono pienamente d'accordo. Devo dirti però che Lidia Simoneschi l'ho conosciuta 2 o 3 volte, una volta direttamente, perché ero andato con il mio collega Silvio Anselmo, eravamo alle prime armi, esattamente 50 anni fa, si parla del 65-66, eravamo andati a fare il brusio, noi eravamo dei ragazzi che dovevano fare brusio di saloon in un film spaghetti western, si chiamavano così una volta, e dovevamo fare del brusio da saloon, poi dovevamo fare del brusio da gente che andava nelle banche del West, da gente che era al bar e tutte queste cose. E lì conobbi una signora sui 60 anni, secondo me. Io conoscevo già la voce di Lidia Simoneschi, una signora, una voce da usignolo, come dicono i poeti. Ma una signora che praticamente per me era di possibilità gigantesche, enormi, perché non esiste persona al doppiaggio che abbia doppiato una mole di film e una varietà di film, una varietà di attrici, di voci come Lidia Simoneschi, una cosa spaventosa. Ecco perché io la considero giustamente la più grande, come dici tu, doppiatrice che sia mai esistita. Fare paragoni con Lidia Simoneschi oggi è un po' difficile, e lo cercheremo dopo di abbinare alcuni nomi importanti al suo. La volta che la conobbi, facemmo questo brusio e mi accorsi che questa signora, che aveva questa voce d'angelo, questa voce da usignolo, cioè in realtà era una normalissima signora, bella, però non bellissimo come le attrici che lei doppiava, cioè bella, ma non proprio una donna, come dico io, da far girare la testa alle statue. Io dico sempre che quando c'è una bella donna, anche le statue di marmo si girano. Non era bella da far girare la testa alle statue, però era una donna notevole, con questa voce deliziosa, nonostante i suoi anni, e continuava a doppiare, si parla del 65-66, e aveva diretto, anzi, in quel film, il protagonista di questo film western, spaghetti western, film italiani, quindi fatti in Italia, e il protagonista era Sergio Graziani, ricordo, perché vidi sullo schermo una scena sulla quale noi dovevamo fare il brusio in sala, e vidi quest'attore e sentì la voce di Sergio Graziani, e dopo sentì la voce di Rita Savagnone, che doppiava una bellissima attrice. Però dirti qual è il titolo di questo film è come se io dovessi indovinare i numeri del Superenalotto, Gerardo, quindi non sono in grado di dire. E so che questa signora molto gentile, ragazzi, su, forza, è più forte così, rifacciamo di nuovo così, tutta molto solerte, ma molto gentile, molto gentile. E io dissi, ah,
Però è questa la signora che io ho sentito su Ingrid Bergman, la signora che ha doppiato tante attrici italiane, la signora che ho sentito dirti i nomi delle attrici di Lidia Simoneschi è come contare le formiche che ci sono al mondo, no? Io dico sempre al mio nipotino, sai quante sono le formiche che ci sono al mondo? Diceva, quante nonno quando era più piccolo? Beh, sono 500 miliardi di miliardi di miliardi di miliardi, Lidia Simoneschi ha doppiato tutto e tutte. Ecco, quindi. L'altra volta, le altre volte che io vedevo la Simoneschi era nei corridoi della vecchia Fonoroma, Piazzale Flaminio, e mi ricordo che stavo doppiando un film con Cigoli e durante gli intervalli lei era in un'altra sala, Cigoli era diventato socio della SAS, la società dove militavo io, e Lidia Simoneschi era sempre della CDC di allora. E si salutavano, ciao Giulio, e lui, ciao Lidia, ciao, come stai? Bene, 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 cioè, Cigoli con la sua, si incontravano spesso. Perché Giulio, hai detto? Emilio Cigoli. Giulio e Panicali. E Panicali, esatto. E difatti, stavo pensando un attimo, come si chiamava Cigoli? Io che lo rammento sempre, con cui ho lavorato tantissimo, vedi, ho avuto questa amnesia, in quel momento faccio, ma Cigoli come si chiamava? Emilio Cigoli. Ciao Emilio, ciao Lidia, salutavano così, ma come se si conoscessero, se avessero continuato a doppiare ancora, ed erano già passati 10 anni che non lavoravano più insieme. E queste sono le volte in cui ho incontrato Lidia Simoneschi, cioè praticamente umanamente io l'ho conosciuta molto poco, sia di vista che come fatti suoi personali, non so assolutamente nulla. Tra invece artisticamente, tu come esperto di cinema puoi dire se c'erano e quali erano le differenze tra Lidia Simoneschi e le attrici che invece tu frequentavi giornalmente, essendo uno dei maggiori doppiatori della SAS. Ero agli inizi, maggiore doppiatore ancora, non ero proprio, ma insomma ero un doppiatore emergente che è emerso abbastanza presto e in maniera piuttosto irruenta, come diceva il mio collega Giancarlo Maestro. Cioè tu vorresti che io potessi abbinare o cercassi di abbinare le voci che stavano nella mia società femminili a quelle di Lidia Simoneschi. Esatto. Ti dirò francamente che ho pensato spesso nella mia vita che Lidia Simoneschi sia imparagonabile. Cioè è come se tu mi dicessi, Michele, trovami uno simile a Michelangelo, pressappoco dal punto di vista pittorico o scultorico, o Leonardo da Vinci. Cioè, io non ti saprei dire, perché Leonardo da Vinci e Michelangelo sono unici. E Lidia Simoneschi era una doppiatrice per me unica. Ha doppiato le più grandi attrici di Hollywood, come ha doppiato le più grandi attrici mondiali, quindi non solo europee, ma anche allora c'erano pochi film che circolavano, film israeliani, film cinesi, film giapponesi, ma molto poco. Ma praticamente ha doppiato tutto il doppiabile femminile nella maniera più alta possibile. La sua era una cosa che mi meravigliava e che mi ha meravigliato quando la risento ogni tanto, e ancora in televisione o sui DVD, la straordinaria aderenza, straordinaria somiglianza anche di timbro, di tono, a quella dell'attrice originale. Io quando sento la Bergman, quando senti la Bergman, sappi che la Bergman aveva lo stesso timbro, almeno quando lei doppia, che ti posso dire, Viaggi in Italia, per esempio, lo stesso timbro della Simoneschi.
Era un po' più dura la sì, voce. Sì, ma lei si sapeva adattare a tutto, si sapeva adattare. A volte la alleggeriva quando faceva le commedie, certe attrici americane di cui non mi vengono i nomi adesso perché tu sai sono centinaia quelle che io amo, e allora la alleggeriva, la rendeva più vezzosa, così. Quando invece faceva una parte severa, dura, la sapeva rendere più greve, più imponente, era di una duttilità da atleta delle corde vocali, da atleta. Una cosa che io ho sempre ammirato in un doppiatore, e tu sai che io mi diverto molto a destreggiarmi nel comico, a destreggiarmi in tutti i generi, dall'horror al personaggio più spiritoso, cioè mi piace la versatilità. Io non mi sono mai fossilizzato e non mi piace fossilizzarmi in un attore particolare, tu mi conosci. Tu sai che tutti mi conoscono per un attore che ho doppiato molto spesso, che è Clint Eastwood, no? Però sentir dire sempre, ah, questo è Clint Eastwood, questa è la voce di Clint Eastwood, ah, cioè mi fa piacere che mi riconoscono i tassisti, mi riconosce il mio barista, mi hanno riconosciuto la mia edicolante, tante persone. Però il fatto stesso di essere catalogato solo come doppiatore di Clint Eastwood mi infastidisce un po', una parola un po' esagerata, senza sapere che io ho doppiato praticamente anch'io tanti film, tanti attori e tutto quello che nella mia vita ho potuto fare di doppiabile, diciamo così. Mi sono tolto le mie belle soddisfazioni, ora sono anziano e lavoro semplicemente con chi mi va e quando mi va. Ma, E questo che mi piace della Simoneschi, la grande duttilità e l'aderenza incredibile a ogni attrice che lei doppiasse, più di qualunque altra. C'è qualche attrice? Il confronto con le altre doppiatrici della CDC, se non riusciamo a fare un confronto con le doppiatrici della SAS o di un'altra organizzazione, invece in seno alla CDC si possono tu intendi fare la CDC prima anni 66, quando 65, 50, quando c'è stata 60. La diaspora, diciamo così. No, anni 50, anni 60. 50 di quell'epoca. Sì, allora intanto forse è come doveroso ricordare sì. Le attrici doppiatrici della SAS. Poi ricordiamo anche le attrici doppiatrici della CDC e proviamo a trovare un eventuale confronto tra Simoneschi e queste altre attrici. Ti ripeto che il confronto non esiste. Non esiste. Possiamo fare delle assimilazioni, che è diverso dal confronto. Il confronto... Ma se io ti faccio un nome, Andreina Pagnani. Sì. Bravissima doppiatrice, io la riconosco ancora adesso da tante altre, dalla Morelli, dalla Dia Cristiani, dalla Calavetta di allora. Ma ti ripeto, non posso fare il confronto, posso fare delle assimilazioni, perché per esempio la nostra famosa attrice, quella del Birignavo, come si chiama? Tina Lattanzi, no? Tina Lattanzi era una bravissima doppiatrice e una grande caratterista, brava doppiatrice, ma non posso assolutamente appaiarla o paragonarla a Lidia Simoneschi, che cioè, è come paragonare una collina con l'Everest, chiaro e tondo, lo dico, non ho timore di fare questo esempio. Cioè, Tina Lattanzi sta come, che ti posso dire, una bellissima collina a una grande montagna. Ecco. In quell'epoca sua, se mi permette di tornare indietro alla CDC, che mi vengono i nomi di una volta, attrici straordinarie di quell'epoca erano la Dia Cristiani, voce d'angelo anche lei, meravigliosa, ecco, accostabile, non paragonabile, accostabile ma di molto. Cioè io dopo la Simoneschi mi viene sempre in mente la Dia Cristiani, mi vengono in mente anche la Calavetta, la Betti, cioè o sbaglio in quel periodo, no? Sì, sì. La Martini, Fiorella, Benita Martini. Ecco, Benita Martini. Ecco, io non le ho conosciute queste, per cui faccio un po' di confusione, quindi mi devi scusare su questo. Ma dico, erano tutte straordinarie doppiatrici. Dopo, ti ripeto, dopo la Simoneschi, per me
La Cristiani era la più brava, una voce più giovanile, una voce che si adattava più alle attrici, cioè mentre la Simoneschi doppiava la Bette Davis, doppiava la Catherine Hepburn, doppiava, poi sono attrici che sono state doppiate anche da altri, come tu sai, però in genere queste attrici erano appannaggio della Simoneschi. La Cristiani invece doppiava le attrici più giovani, aveva una voce... c'erano la Calavetta, queste donne, però ripeto, il paragone anche nei tempi della Simoneschi con la Simoneschi io non li vedo. Allora, ricordiamo intanto le doppiatrici della SAS, che mi sembra doveroso, e poi prosegui con chi ha preso lo scettro della Simoneschi quando lei ha iniziato a fare direzione piuttosto che... Parto dalla fine della tua domanda, cioè chi ha preso lo scettro, secondo me, nella, chiamiamola così, seconda generazione. Io divido il doppiaggio, questo è un calcolo che faccio io, in tre generazioni: quella più antica, che va dal dopoguerra fino al 66, poi tu sai che intorno al 65-66 le date non mi sono perfettamente chiare, c'è stata una scissione, alcuni attori come Turi, Cigoli, Sibaldi, Izzo sono andati ai 420, e io la chiamo la diaspora, cioè praticamente c'è stata la scissione di tutto. E, nella seconda, poi c'è la seconda generazione che va dal 65 al 66, con attrici però che hanno cominciato da ragazze ancora prima che ci fosse questa spaccatura, diciamo, fra la prima e la seconda generazione, e ora che c'è una terza generazione di doppiatrici. Allora, l'attrice che io oggi come seconda generazione posso paragonare alla Simoneschi come versatilità, come capacità tecniche, capacità recitative, e l'attrice che praticamente è tutto fare, è Maria Pia Di Meo. Maria Pia Di Meo per me è l'erede diretta della Simoneschi. Ecco, un'attrice della seconda generazione, militante tutt'oggi e nata come doppiatrice nella prima generazione. Maria Pia fa parte della fine della prima generazione, ha militato in pieno nella seconda generazione e ora Maria Pia è ancora nella terza generazione, cioè ha ricoperto tutto l'arco del doppiaggio. Maria Pia, come versatilità, come bravura, come doti vocali, come Maria Pia Di Meo, posso paragonarla alla Simoneschi di oggi, capisci? Paragone sì, ma con Maria Pia Di Meo lo posso fare. Non le famose accostamenti che dicevo prima, così, anche se oggi ci sono tante attrici giovani. Quindi prima generazione, seconda generazione. No, nella seconda ti devo dire che tu prima mi domandavi, nella mia società, seconda generazione alla SAS, c'erano delle bravissime doppiatrici, e ti faccio alcuni nomi. Proprio nomi di doppiatrici bravissime che erano anche attrici teatrali. Claudia Giannotti, Lorenza Biella, ecco la mia collega Lorenza Biella, la mia collega preferita alla SAS, era la mia, diciamo così, la mia alter ego femminile. In ogni film sembravamo un tandem che funzionava a meraviglia, oleato benissimo. Io e Lorenza Biella, e lei stessa lo dice, ci capivamo a volo. Lei cambiava intonazione, io la cambiavo a volo, la cambiavo io, la cambiava lei. Era un intendersi come quando in un corpo di ballo un ballerino o una ballerina fanno una mossa che non è prevista e l'altro capisce subito e si adatta così. Con Lorenza Biella io ho avuto l'intesa migliore di tutta la mia carriera, con Lorenza Biella. Però devo dire che nella mia società c'erano anche Paolo Mannoni, c'era una collega con cui ho lavorato e che stimavo moltissimo e che, ecco, la mia voce d'angelo nella SAS era
La Catullo, era Catullo, adesso il nome Lucia Catullo, che è morta prematuramente, ma Lucia Catullo praticamente ricopriva tutti i ruoli delle attrici più importanti e più belle del cinema, praticamente, Lucia Catullo. Una voce meravigliosa anche lei, tant'è vero che la Fede Arnaud, che era una delle due o tre migliori direttrici, non solo della SAS, ma diciamo così, di tutto il mondo del doppiaggio, usava molto spesso lei, come usava Claudia Giannotti, come usava la Mannone, come usava la Biella. Sono tutte attrici scoperte praticamente in quegli anni, che sono tutte attrici bravissime. Un'altra è la moglie di Moschin, come si chiama? La prima moglie di Gastone Moschin. Marzia Ubaldi, ecco, altra grande con cui io mi sono trovato benissimo. Devo dire, erano talmente brave che con queste colleghe io mi intendevo molto meglio che con i miei colleghi maschi, addirittura. Cioè, proprio c'era un'intesa incredibile, dal punto di vista, parliamo, professionale, in questo senso. Delle donne meravigliose. Però, ripeto, nella mia società, tutti questi nomi che ho fatto nella SAS sono sempre accostabili, per usare il vecchio aggettivo, ma non paragonabili alla Simoneschi. L'unica è Maria Pia Di Meo che io paragono alla Simoneschi. Ora vorrei tornare ai tuoi trascorsi di esperto di cinema. Ma non cinema. Sono esperto, sono semplicemente un amante del cinema. Sì, ma hai una videoteca di 15.000 titoli, quindi fa di te uno dei maggiori cinefili italiani. Ah, sì, credo che, come tu sei uno studioso di cinema e hai, Senti, centinaia di migliaia di informazioni nel tuo cervello, faccio appello al cinefilo. Quali erano i partner con i quali si esprimeva meglio in sala di doppiaggio la Lidia Simoneschi? Nella CDC, sì, dici? Certo. Beh, Lidia Simoneschi si esprimeva bene con quasi tutti i partner, e in questo senso con Emilio Cigoli ha fatto dei tandem meravigliosi, io li risento nei vecchi film stupendi registrati su VHS che sto travasando su dischetto per conservare poi nella pennetta, come dici tu. E guarda, la Simoneschi, i tandem migliori io li ho sentiti fra la Simoneschi e Cigoli, fra la Simoneschi e Panicale e fra la Simoneschi e Persa, in alcuni film addirittura, senti, Simoneschi e Lauro Gazzolo, ma... E poi, momento, accanto alla Simoneschi, che è stata la più grande doppiatrice per me finora di sempre, e ti ripeto, Maria Pia Di Meo segue a ruota, diciamo così, sul filo del traguardo, Maria Pia Di Meo è un mostro che segue a ruota. Nell'epoca della Simoneschi esisteva, dal punto di vista maschile, il più grande doppiatore per me di sempre. Io so. E che si chiama Besesti. Mario Besesti. Ecco, io quando sento Mario Besesti, come tutti i grandi doppiatori, vedi Gerardo, e anche oggi li potrei fare, io ho dei colleghi che scopro che non sono doppiatori, sono attori. Cioè non doppiano, anche quando devono fare la voce in italiano di un attore, loro hanno una tale personalità che recitano. Ma recitano sul serio, come se fossero a teatro. Seguono l'attore perfettamente, però danno una loro personalità a questa recitazione che si vede che sono attori e non doppiatori. E qui faccio una netta distinzione. Noi siamo pieni oggi di doppiatori. Doppiatori bravi, bravissimi, alcuni anche doppiatori artisti. Ma doppiatori che recitano veramente da attori ce ne sono molto pochi. In passato ce n'era di più, anche perché molti degli attori di teatro, mi viene in mente Carlo Romano, mi viene in mente Lauro Gazzolo, mi viene in mente un altro attore che è molto giovane, che mi dicono che fosse stato trascurato, era un fine, un nome mi puoi aiutare in questo, un attore bravissimo che si è suicidato, mi ricordo più che era
un attore con la voce molto gentile, doppiava tutti, ed era un attore cinematografico anche lui. Vabbè, ma della CDC? Della CDC, dell'epoca antica. Ma tu me l'hai citato spesso perché aveva una voce gentile, era un uomo alto, fine, ed era anche, doppiava gli attori migliori dell'epoca. Sandro Ruffini? Bravo, Sandro Ruffini, Sandro Ruffini, ecco, l'attore Sandro Ruffini. Sandro Ruffini, a questo proposito, piccola parentesi, mi hanno raccontato che Sandro Ruffini, che era una persona umile, gentile, meravigliosa, io l'ho visto in vecchi film, un attore bravissimo, un attore, mi hanno detto che era stato spinto alla disperazione dall'invidia di alcuni colleghi. L'invidia, sai che in ogni settore, Gerardo, qualunque sia il settore, da quello artistico a quello politico, da quello se fai il commesso alla standa c'è quello che ti vuole fare le scarpe, l'invidia esiste ovunque. Pare che l'invidia di alcuni colleghi della vecchia, chiamiamola vecchia così tra virgolette, dell'antica CDC, lo avessero talmente dileggiato, talmente messo in minoranza, talmente fatto lavorare poco, da farlo sentire inutile, superato, quasi uno che aveva il birignao. Per cui mi hanno detto che, preso dalla disperazione e dalla depressione, per altri fatti che erano successi precedentemente nella sua vita, fosse stato condotto alla disperazione e addirittura al suicidio. Queste sono le notizie che mi sono state riferite da colleghi seri della CDC. Ruffini, Sandro Ruffini, che io non voglio dimenticare perché era un doppiatore bravissimo. Torno al discorso dell'attore doppiatore. Ti faccio un esempio io oggi. Salto un po' di palo. L'attore di allora era Mario Besesti. Ecco, paragonabile dal punto di vista maschile a Lidia Simoneschi. Dopo, come io ho paragonato Maria Pia Di Meo, nella seconda generazione, come bravura, alla Lidia Simoneschi del primo tempo, del primo periodo del doppiaggio, così nella seconda tranche del doppiaggio paragono Giuseppe Rinaldi a Mario Besesti. Tu mi dirai, ma quello era anziano. Ma sono gli attori che non recitano, sono i doppiatori che non recitano. Loro quando doppiano non recitavano, tutti gli altri, per quanto bravi, e ti potrei fare il nome di una miriade di colleghi che sono bravissimi. Ecco perché si parla di doppiatore bravo, bravissimo, artista, e poi io richiamo i doppiatori attori, quelli che veramente si incollano perfettamente ma hanno una loro personalità così forte che sembra che non doppino. Besesti sembrava uno che diceva le battute, che dicesse le battute lì sul momento, davanti al microfono, neanche seguendo l'attore, e invece lo seguiva in una maniera di una fedeltà spaventosa. Proprio. E mi ha confermato questo anche Adriana De Roberto, una mia collega che è stata la doppiatrice di Elizabeth Taylor in Chi ha paura di Virginia Woolf, e che poi è stata per tanti, era già la CDC quando era giovane, e poi da anziana ha doppiato molte attrici che erano invecchiate con lei, e ha fatto anche l'assistente di Cigoli, quasi tutti i film di Cigoli lei era l'assistente. Adriana De Roberto appunto mi ha detto che lei, quando era accanto a Besesti, dice, ma tu ti sentivi uno che parlava. Noi cercavamo di sforzarci, di guardare l'attore, di seguire le intonazioni, e stavamo doppiando. Lui arrivava al leggio, leggeva e parlava. Noi, dice, eravamo stupiti. Perché lui, ecco, lui era un grande doppiatore, l'unico uomo che io posso paragonare a Lidia Simoneschi. Giuseppe Rinaldi, nel secondo periodo del doppiaggio, e anche Rinaldi nasce nel 50, Rinaldi era stato attore da giovane cinematografico, aveva cominciato come Locchi, la voce di 007 e di tanti altri che i nostri amici amanti del doppiaggio sanno, e erano stati giovani, avevano cominciato col doppiaggio da giovanissimo, negli anni 50, però Rinaldi era diventato il doppiatore che, quando doppiava Jack Lemmon o tanti altri attori, soprattutto comici, perché dico Jack Lemmon? Perché doppiare Jack Lemmon bisogna essere acrobati proprio per doppiare attori così bravi, o Paul Newman, ecco. Rinaldi era l'attore doppiatore, non il doppiatore attore, l'attore doppiatore, oppure se vuoi anche il doppiatore attore, perché sembrava che non recitasse. Come hanno detto alcuni registi che conoscevano bene
il doppiaggio italiano, come Kubrick o Milos Forman, Milos Forman, come lo vogliamo chiamare, quando sentivano questi attori dicevano: questi sono più bravi dei nostri attori, e ti posso garantire che erano più bravi degli attori americani che doppiavano. Cioè Rinaldi, se tu senti Jack Lemmon in originale, in italiano è più bravo di Jack Lemmon. Un altro caso simile si è verificato con Woody Allen. Se tu senti Woody Allen in originale, non è così bravo come Oreste Lionello che lo ha doppiato. E lo stesso Woody Allen lo diceva. Cioè Woody Allen aveva la sua voce e faceva ridere. Ma Oreste Lionello fa ridere 10 volte di più con le sue intonazioni, pur seguendo fedelmente Woody Allen. Cioè questo significa valorizzare gli attori. E i doppiatori italiani quanti ne hanno valorizzati di attori? Anche italiani! Italiani degli anni 40 e 50, e tu in questo sei competentissimo, e tu le sai, non finiremmo mai di parlare. Invece, e tu ritieni di aver valorizzato Clint Eastwood? Io questo non lo so, è una cosa che dovrebbero dire ma sai, è difficile estraniarsi da tu ci hai lavorato in 23 film, sì, sì, sì. E quindi ascoltavi che sei piuttosto informato su 23, perché l'ultimo ha fatto Di nuovo in gioco, dove lui ha doppiato il personaggio di un padre per vecchio allenatore di baseball, per accontentare il suo aiuto regista Lawrence, che è stato il regista degli ultimi 20 anni, che l'ho aiutato, e che è un regista che non ha neanche 50 anni. Però devo dire che l'ultimo film di Eastwood, lo dico tranquillamente, era veramente un film di poco conto. Si chiama Di nuovo in gioco, però non è veramente degno della fama di Eastwood, non è degna la sceneggiatura e il soggetto di Lawrence che ha voluto fare questo film. Non sviare la mia domanda. Io gli aveva portato qualcosa alla sua recitazione? No, guarda, Eastwood è un attore particolare e la sua recitazione va benissimo con la sua voce, che non è mai stata una voce piena come la mia. Cioè, lo diceva Eastwood, dice: io ti ho scelto nel 76, mentre prima ero stato doppiato, come sai, i primi film, Un pugno di dollari, qualche dollaro in più e Il buono e il brutto e cattivo, da Enrico Maria Salerno, che aveva già capito come Eastwood doveva essere doppiato e come Sergio Leone voleva che fosse doppiato, cioè antieroe. E questo è stato il complimento che Eastwood ha fatto a me al Cinema Fiamma, parlandomi in inglese e tradotto dal direttore di doppiaggio, quello che lui diceva a me: io ti ho scelto nel 76, dopo altri che mi avevano doppiato, Locchi, Vannucchi, Colizzi, eccetera, dopo Salerno, erano state queste le voci che l'avevano doppiato. Io ti ho scelto nel 76 perché ho fatto dei provini in Germania, in Spagna, in Francia e in Italia, perché volevo sentire delle voci nuove. E ho scelto te, mi diceva, perché tu mi dai un po' di timbro che io non ho, perché Eastwood, pur parlando così, ha sempre avuto una voce che io dico, esagerando, afonoide, ma è una voce piena. E lui mi diceva: io ho scelto te perché mi dai un po' del tuo timbro. Mi ha detto, mi ricordo le parole, non your drum, non la tua tromba, cioè il tuo vocione, la tromba. Io a volte devo dire, nonostante la mia età, ho sempre avuto, e soprattutto grazie ai miei esercizi che continuo a fare come un atleta alla mia età, io prima di andare a un turno di doppiaggio, siccome lavoro poco, faccio degli esercizi di lettura ad alta voce, 10 minuti, poi mi riposo 5 minuti, poi faccio altri esercizi. Dopo un'ora io mi creo le voci che voglio. Addirittura se vedo un film di un mostro e me lo fanno vedere prima, io mi creo la voce da mostro, così. Mentre, sai qual è? Perché mi piace variare, mi piace. Mentre altri miei colleghi si fossilizzano su quell'attore o su quei due attori e per tutta la vita fanno sempre quello, sempre quello. Io mi romperei le scatole praticamente. Mi piace. Purtroppo alcuni direttori, nonostante siano passati 51 anni che io faccio il doppiatore, mi conoscono solo sotto le voci del generale, dell'innamorato, del presidente, dell'avvocato, cosa che a me mi rompe le scatole perché io so fare tutto, ma alcuni direttori non mi conoscono. Il direttore bravo, Gerardo, il direttore di doppiaggio bravo, e oggi tanti ce ne sono di direttori.